Il centro servizi di Viale Trieste dedicato a Giuliano Tacchi. Oggi infatti è stata inaugurata una targa che verrà poi affissa nella struttura alle mie spalle, dopodiché verrà dedicato anche un murales a colui che è stato il primo coordinatore dell'ambito territoriale sociale 1. Oggi è stato un po' una raccolta di quanto Giuliano abbia impattato a livello personale, a livello di storia dei servizi del nostro comune, e questa qui, diciamo, è stata la sua base sicura, la sua base di formazione da cui ha iniziato il suo percorso, prima da educatore, poi da coordinatore, poi è passato a fare il dirigente, poi il primo coordinatore d'ambito del nostro territorio, ma ha sempre mantenuto il legame e il rapporto con questo servizio e con le persone che frequentano questo servizio. Quindi oggi abbiamo voluto da un lato rendere omaggio a lui, ma in realtà rendere omaggio, diciamo, anche al nostro percorso e ai legami che abbiamo, anche perché oggi ci siamo tutti resi conto che rispetto alle sfide, al nostro modo di lavorare, comunque abbiamo il segno della relazione, degli insegnamenti che abbiamo avuto da Giuliano sono tutt'oggi molto vivi e attivi. Un legame, quello di Giuliano Tacchi, con l'impegno per il sociale e l'amministrazione di Pesaro, che ha origine da un patto stretto tra il terzo settore ed amministratori. È stato un innovatore e ha, diciamo, dato un modello che oggi è il modello pesarese di sviluppo del sociale territoriale, e quindi era giusto ricordarlo perché ha fondato le basi di quello che poi è il modello di oggi, ma sarà anche il modello del futuro. Un momento di ricordo, di emozione e anche di commozione, una parola importante utilizzata oggi durante gli interventi, che ha visto la presenza non soltanto dei suoi ragazzi ma anche della sua famiglia. Il ricordo che ho di lui è che io sono figlio unico, ok? Entrando qui dentro vedevo mio padre stare con altri ragazzi, volergli un bene incredibile, condividere con loro tutto quanto. E vedere questo amore condiviso mi ha sempre dato, è stata un'enorme lezione. E, ho in mente il suo sorriso, in qualsiasi stanza, in qualsiasi momento della giornata, qui lui stava bene.